traguardo, la grinta di Gattuso, come contro l'Inter vince 1-0, la squadra non subisce gol. Che cosa si porta via da questa trasferta Gattuso, oltre 3 punti? Beh, sicuramente tante note positive. Come hai detto tu, è la prima volta che il Napoli sotto la gestione Gattuso non subisce gol in casa. La squadra secondo me ha fatto una prova importante dal punto di vista tattico, è stata equilibrata, ha concesso pochissimo ad una squadra come il Cagliari che invece in casa di solito è molto pericolosa, ed è stata cinica perché poi ha colpito con grande precisione le poche situazioni che ha creato. Quindi direi una vittoria meritata, una vittoria pesante per la classifica, perché adesso il sesto posto si avvicina e direi che il Napoli sta imboccando la strada giusta. Dall'altra parte invece non trova più la via del successo il Cagliari. Adesso un saluto molto a distanza da parte dei giocatori del Cagliari. Vedete, i tifosi del Cagliari, quelli più caldi da quella parte, chiedono un confronto. Cagliari che non vince più. Che cosa succede? Non è facile capire cosa sta succedendo, perché anche questa sera la squadra così ha fatto fatica a costruire in fase offensiva, però ancora una volta non riesce poi ad essere concreta in fase difensiva, perché dicevamo del Napoli che prende sempre gol, ma il Cagliari lo sta facendo da diversi mesi. Subito da Veronica con Diego Demme. Veronica, ora direte che siete più vicini ai 40 punti chiesti da Gattuso, però è una vittoria che vale un po' anche per l'Europa. Sì, prima siamo molto contenti per i vittoria e adesso abbiamo 33 punti e sì, vogliamo fare la 40 punti e dopo vediamo cosa possiamo fare, andiamo in Europa o qualcos'altro. A proposito di Europa, c'è lì all'orizzonte questo impegno con il Barcellona, vi sta un po' condizionando in questo momento, ci state già un po' pensando? No, prima pensiamo di Brescia e dopo Barcellona. È stata una partita un po' complicata, ancora non si vede il Napoli brillante, ma Gattuso vi aveva detto nessun tipo di libera interpretazione. Avete eseguito alla perfezione il compito, e qual era questo compito? Sì, qui è una partita difficile perché Cagliari è una buona squadra, ma siamo una buona squadra. Adesso sul campo giochiamo insieme, anche difensiva insieme, continuiamo così e va bene. Siete un po' più squadra? Sì, penso di sì. Grazie a Demme. Lorenzo, sono un po' più squadra, lo chiedo anche a te.